Ciao e benvenuti nel nuovo video. Lo so, lo studio è questo. Mi sono dovuta arrangiare perché Bruntolo è a casa in questi giorni e io volevo registrare i video perché voglio mostrarvi le novità. Solo che come faccio? Con lui a casa è impossibile, anche perché dove registro io normalmente adesso sta lavorando lui. Quindi ho pensato di spostarmi in questa stanza che l'abbiamo sistemata e vuotata. Però non c'è una grande illuminazione, anche se abbiamo cambiato i lampadari, quindi ci sono un po' una, due e tre luci che migliorano la cosa, però fanno riflesso, lo so, me ne sono accorta, quindi sto cercando spudoratamente di coprire le luci che fanno riflesso, però lo sfondo purtroppo è un armadio laccato in questo caso. Pensavo, nel caso riuscissi a fare questa cosa come una cosa fissa, no, però più stabile, ed è quando lui è a casa, perché ultimamente è molto spesso a casa, di idee migliorarlo un po'. Quindi invece di un panchetto per tenere sul treppiede, potrei pensare ad una scrivania che ci sta, e soprattutto questi che sono fantastici come armadi perché tengono davvero tutto, però di rivestirli con qualcosa di opaco in modo che le luci non diano fastidio. Fatemi sapere voi, ma la studieremo perché sicuramente qualcosa bisognerà fare. Ed oltretutto, com'è l'audio? Ho provato con il microfono questo, che sicuramente non è il massimo della vita, però è perché così fa un po' meno rimbombo. Fatemi sapere voi, ma adesso vi mostro questo perché dovevo farvelo vedere assolutamente. Che cos'è? Steel Pro. Vi ricordate il famoso Steel Pro che era quello che inizialmente era la centrifuga per i pennelli? Bene, ha inventato la macchina per pulire le blender. E potevamo non provarla. Intanto ringrazio Look Fantastic perché grazie a loro se posso provare questo prodotto. L'ho trovato su Look Fantastic ad un prezzo che va dai 45 ai 49 euro, ma ci sono degli sconti attivi. E allora guardiamola assieme. Dice che pulisce le spugnette immediatamente e sono già pronte all'uso. Le luci fanno schifo. Ma tanto per provarla farò una clip dove si vede il prodotto, anche perché ci vuole dell'acqua e qui siamo fuori. E quindi guardiamola assieme subito. Ma sta registrando? Non vedo niente. Sì, sta registrando. E andiamo a vederla. Se davvero è il metodo rivoluzionarlo. Allora, voi avete provato la centrifuga per pulire i pennelli, ad esempio? Io sì, ce l'ho provata, mi piace, però mi piace quando voglio usarla su diversi pennelli in inverno, in modo che non devo tenerli lì a asciugare molto. Ed se no, faccio prima con il classico metodo del sapone. Intanto sto aprendola perché è una novità anche per me. Ok, quindi qui ci sono le istruzioni che credo saranno molto utili. Mettiamo tutto per terra, non c'è niente da appoggiare come sempre. Vediamo, ci sono le istruzioni in diverse lingue. Ok, questo è l'inglese, almeno ci sta. Non possiamo pretendere l'italiano, ma con l'inglese ci arrangiamo tranquillamente, no? Vabbè, la presentazione della Steel Pro. Ok, ah, ecco, questo è perfetto. Direi che ci sono più o meno gli stessi batteri nel bagno oppure sulla spugnetta. Effettivamente la spugna è davvero un ricettacolo di germi e va pulita tutti i giorni. Ok. Sì, possiamo farcela con le istruzioni. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Teniamo qua le istruzioni. Allora, via anche questo. Una bella brocca in plastica. Poi c'è il detergente. Ok, da è vegan da 85 ml. Eccolo qui. Mamma mia, le luci. Fortuna che andiamo a fare una cosa. Poi questo invece è il prodotto classico. Quindi questo, eccolo,
il coso per andare a pressare le spugnette. Qui c'è un tasto. Ah, va su, ok, va su così e poi dopo si schiaccerà la spugnetta. E questo che è quello per andare a farla girare. Effettivamente gira. Allora, andiamo a leggere le istruzioni e poi dopo lo proviamo. Allora, dunque, vanno messi 20 ml della soluzione. Ovviamente dipende da quante spugnette sono sporche. Ah, poi bisogna schiacciare con questo. Andiamo a schiacciare ed è per fare penetrare il prodotto ed mettere 450 ml di acqua calda, quasi bollente. 450 sono al riga, quindi ci aiutiamo anche con la riga. Dopo andiamo a continuare a schiacciare. Sì. Ok. Quindi adesso andiamo a fare quelle spugnette che ci capiamo meglio. Però la teoria è spugnette 20 ml di questa soluzione. Con questo accessorio andiamo a premere sulle spugnette in modo che, con questa parte, in modo che vada a imbibirsi della soluzione, mettiamo l'acqua bollente fino alla riga, schiacciamo un altro po', poi tiriamo su questo, ok, andiamo a prendere la spugnetta, modello cucchiaio, la andiamo a strizzare, quindi andiamo giù in base alla spugnetta che altezza ha, effettivamente schiaccia anche. La strizziamo e attraverso questi due buchi l'acqua dovrebbe uscire del tutto e poi andiamo a fare la centrifuga in modo che si asciughi. Proviamo, senza spugnetta, poi lo facciamo con. Ah sì. Mi diverto troppo. Alla stil pro piacciono le centrifughe. E allora, adesso andiamo a farlo direttamente con le blender. Ok, allora proviamo a pulire queste due spugnette, una più grande e una più piccola, che sono lerce, letteralmente lerce, e vediamo di seguire le istruzioni che non ci sono, ma me le invento io più o meno leggendo. Quindi apriamo questo che è il detergente. Ecco, questo potevo farlo anche prima. Ok. E ne mettiamo un po', boh. Andiamo con un tappino. Sarà abbastanza, ma andiamo con un tappino intanto. E mettiamo la spugnetta. Facciamo due tappini, perché se no è poco. Ok. Poi, da quello che ho capito, bisogna schiacciare un po' perché prenda bene il detergente, anche questa. Ok. E a questo punto, non è una grande idea, forse è fatto così, ma dobbiamo aggiungere acqua calda e la mettiamo fino a qui. Ok, allora, qui tutto appannato. Vabbè, proviamo di qua. Dunque, continuiamo a premere. Effettivamente qualcosa fa. Non so fino a che punto sia davvero comodo. Comunque, la piccola è scomoda da prendere, ma ci proveremo dopo. Andiamo con la grande. A questo punto dobbiamo schiacciare il pulsante qui e tirarlo su. Ok. Oppala. Vediamo.
è ancora sporca. E mi sembra logico che a questo punto arrivi il corriere e quindi devo mettere in stop. Ok, abbiamo appena scoperto una cosa, perché visto che col corriere sono stata giù quasi un quarto d'ora, intanto loro si sono ciucciati l'acqua, il detergente e sono venute quasi pulite. Adesso direi che possiamo provare se funziona. Voglio provare a prendere l'altra più piccola, non mi sembra mica troppo, però abbastanza. Allora, proviamo con questa, la dobbiamo prendere così, poi dobbiamo schiacciare, ecco, anche così schiaccio qua e poi strizzo. Beh, effettivamente è super strizzata. E vediamo, è ancora un pochino sporca, quindi la rimettiamo dentro. Non dicono bene le dosi del detergente, quindi vado un po', ecco, qualcos'altro, a fantasia. Ok, proviamo questa. Uppala! Va bene, il concetto comunque è questo. Adesso dovremo vedere le dosi, magari lo cambio meglio. Allora, ok, prendo, schiaccio, strizzo, poi devo metterci questo cosino qui, ok, lo mettiamo così, lo facciamo partire. Oddio. Ok, fermo io. Adesso devo tirare su la spugna e dovrebbe essere asciutta. Beh, effettivamente sì. Non è asciutta. Direi di no. Riproviamo, che dite? Rifacciamo tutto il percorso. Allora, togliamo questo. La prendiamo, scoliamo l'acqua. Ok, rimettiamo questo, rifacciamo partire. Apriamo, stando attenti che non ci caschi giù di nuovo nell'acqua. Resta bagnata. Allora, visto che io non voglio demordere, ho cambiato l'acqua, perché comunque sia ed non si vedeva più niente. Quindi torniamo a mettere sempre un tappo di detergente, che oltretutto è una cosa tipo oleosa, non è neanche troppo simpatico. Apriamo bene questo e adesso andiamo su quella più piccola, perché voglio vedere, magari, dato che una è in microfibra e l'altra è in gomma classica, magari funziona meglio.
effettivamente butta fuori ancora della roba. Proviamo la piccola, il problema è che non riesco a pescarla. Ce l'ho? Bene. Allora. Ok. Ok. Effettivamente, effettivamente questa è asciutta, cioè è proprio asciutta. Non so se farvelo vedere sulla carta che non la bagna, quindi allora è proprio un fatto della microfibra che l'altra è microfibra e quindi la... Aspettate. È più porosa probabilmente, è per questo, che comunque adesso è venuta pulita anche lei. Allora abbiamo capito che funziona e non è neanche troppo scomoda, anche perché è già asciutta e già pronta all'uso. Poi volendo è quell'asciutto leggero, leggero, leggero umidino che può già essere pronta da usare il trucco. Allora, ok, è tutt'altro discorso. E finalmente con i tentativi giusti ce l'abbiamo fatta. Ma adesso noi non contente, pif, pif, andiamo a prendere questa. Ah, devo tirare su di più. No, su. Io però vi consiglierei, invece che questo detergente, perché alla fine è un po' molto oleoso, di usare un sapone classico, anche sapone per piatti, è molto meglio un sapone per mani, se volete qualcosa di... Fa più schiuma, però questo è molto oleoso ed mi scivola sulle mani. Andiamo. Sì, resta umida ma non bagnata e finalmente è diventata anche pulita, quindi due giri. Niente, direi che questo metodo lo consiglio soprattutto, come vi siete accorti, ecco, questa è... Come si tira giù? Così e poi si spinge, ok. Ed eccoci qui, allora, abbiamo usato tutti i nostri bei prodotti, abbiamo visto come sono pulite le blender, che cosa ne pensate? Io intanto rimetto via questi. Allora, intanto devo dire che il detergente è buono e valido, però è molto oleoso, quindi magari utilizzate un... cioè proprio mi lascia l'olio sulle mani. Cercate di usare, non lo so, anche un detergente vostro, un detergente per pennelli, un detergente molto valido per le blender e i pennelli che ho provato è da Shein. Uno spettacolo, cioè proprio pulisce subito, non so cosa ci sia dentro, però poi si risciacqua, ma li pulisce subito e quindi è validissimo. Per il resto, comodo sì, e non lo so se vale davvero per tutti i giorni come un po' per i pennelli vado a dargli un colpetto classico con la saponetta, però quando abbiamo tante blender con questo facciamo sicuramente prima. Vedete voi, non lo so, come tutte le cose, piace o non piace. Se invece vogliamo pulire al mattino, ci dimentichiamo di aver pulito nessuna blender pulita, dobbiamo trovare il modo di pulirle, beh con questo sono già pronta all'uso. Vediamo che sì, sulle blender classiche funziona bene, su quelle in microfibra che utilizzo io lascia un pochino più acqua, vanno ripetuti i passaggi più volte, poi dipende se usiamo le polveri con la blender o le creme. Io la blender lo utilizzo per i prodotti in crema e quindi ci vuole un po' più passaggi. Vedete voi, come sempre tutte le cose, però
era carina da provare assieme. Allora, io intanto ringrazio come sempre ed è Look Fantastic per avermi dato la possibilità di provare questo prodotto e farlo conoscere anche a voi. Se siete appassionate di il metodo con la centrifuga per i pennelli, secondo me vi piace anche questo. Se no, se avete meno prodotti o avete un altro metodo o avete una routine, perché ad esempio ci sono persone, ed sinceramente avete tutto il mio rispetto, che si mettono lì una giornata intera è esagerato, a pulire i pennelli ed è rilassante. In questo caso avete trovato un antistress, vi piace e fate anche una cosa buona. Assolutamente tutto il mio rispetto. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto ed stavo pensando che è talmente grande che ci potrebbe stare anche e di fare non avere due prodotti, una centrifuga per i pennelli e una per queste, ma di usare direttamente questa, perché i pennelli basta metterli sul fondo anche loro ed il principio è lo stesso, non dovrebbe bagnare. Lo testerò, o testate voi e mi fate sapere. E niente, come sempre, io spero di aver avuto un po' più di compagnia e vi fatto conoscere qualcosa di nuovo e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!